Parlate per 2 ore. È già cominciato a interrompere. Io pensavo che oggi andasse meglio. Così. No, mi hanno detto che c'è Daniele che deve introdurre. Sono io. No, sei tu che devi introdurre. No, però non so che dire, nel senso posso dire parlerà il miglior Alberto Menti. Non mi fate dire. Lo posso dire anch'io. Sì, non dico che mi vergogno, ma poi mi no, va bene. Allora, vi lascio la presentazione a voi, dai. Se parlo senza microfono, si sente lo stesso? Sì. Sì. È meglio col microfono senza? Uguale. Proviamo senza, se poi non sentite alzate la mano e io lo scrivo. Accendo il microfono di nuovo. Adesso non vorrei che Ivonne arrivasse e mi spiegasse perché ho cominciato. Dirò che sono la tua. No, allora, vabbè, se mai ricominciamo. Buongiorno a tutti, sono Alberto Medici e ho scritto un libro che si chiama Ingannati. Quando faccio la presentazione del libro, di solito la presentazione è divisa in due. Di solito quando faccio la presentazione del libro, la presentazione è divisa in due. Una prima parte che ho chiamato al latino parte destuens, cioè nel libro ci sono una serie di capitoli in cui ogni capitolo affronta un tema che è un tipico inganno, dall'11 settembre, le scie chimiche, la medicina, l'omicidio Kennedy, il riscaldamento globale, eccetera, eccetera, eccetera. La parte destra è quella che affronto di solito nella prima metà della presentazione, è un'analisi di alcuni di questi, in particolare l'11 settembre, le scie chimiche, eccetera. E dopo però viene la seconda parte, che è quella denominata parte constituents, perché un conto è scoprire che siamo stati ingannati su diversi temi. Però se uno si ferma lì, senza andare oltre, come dico io, è a metà del guado, cioè non ha fatto un granché. La parte più importante è scoprire il motivo e una volta che ho capito perché mi hanno imbrogliato, sapere come agire di conseguenza. Siccome oggi do per scontato A, che le persone sono già preparate, Matteo fa tutto, nonostante i suoi 18 anni sa già tutto, è lui che è arrivato a raccontare per 11 settembre, ma poi siamo anche in 4, quindi cerchiamo un pochino di stringere. Taglio la prima metà, ok? Se poi qualcuno ha delle domande specifiche, se per me le scie chimiche sono stupidate, piuttosto che il riscaldamento globale è vero, eccetera, parliamo, cioè siamo qui, penso che riusciamo a essere abbastanza informali, no? Tanto, loro sono in macchina con me. Se si mettono conto, le ciò che a piedi, e quindi... Va bene, ecco, ho lasciato quest'ultima fase qui, che è la fase di conclusione della parte destruens, cioè quando io faccio un'analisi di tutti gli inganni, tengo molto a lasciare questo come messaggio: voi valete molto di più di quello che vogliono farvi credere. Perché? Perché una buona fetta degli ingredienti con i quali ci imbrogliano è, lascia perdere, non puoi capire, AIDS, una delle cose più sconvolgenti per me, anche se ci viaggio sicuramente male, però se ci pensate bene, l'imbroglio dell'AIDS, non entriamo in questo dettaglio, ma è una cosa che ha coinvolto la medicina, la ricerca scientifica, l'informazione scientifica, cioè i mostri sacri del nostro tempo. Come hanno potuto fare questo? Un assunto di base. Che bello, non puoi capire, dai. Vabbè, spread, non puoi capire. Invece, nella prima parte, che ci tengo molto, e anzi è stato uno degli scopi del libro, tutto si può chiedere, tutto si può alzare la mano, domandare, tutto si può dire, non ho capito, me lo spieghi. Buongiorno. Adesso vediamo un regalo. Se guardi in anticipo, no, ma basta che abbia i regali, non lo vedo lo stesso. Allora, dobbiamo inaugurare il presepio. Ci hanno chiamato per andare a suonare le etichette a bravo. Stiamo preparando, aspettate l'altro. Esercizio un po' di non abbiamo niente contro la Natale. Anzi. Si porta dei regali magari. Va bene, allora la conclusione della prima parte che vi ho saltato, vi faccio saltare, è voi valete molto di più di quella cosa. Non c'è nessuna cosa, per quanto complessa, che non si possa capire con un po' di attenzione. Il signoraggio, ma insomma, non se mette dico, ma neanche carta e penna, lo può capire. E la mancanza di correlazione fra l'HIV e l'AIDS è semplice da capire.
certe cose, certi campanelli d'allarme che ci dovrebbero mettere sull'attenti anche sull'omicidio, ok, di piuttosto che sul riscaldamento globale, non sono difficili da capire. Quindi questo è il primo messaggio. Ovviamente se avessi fatto tutta l'introduzione lo capireste meglio, fidatevi, valete molto di più di quello che voglio fare. Però la cosa più interessante non è tanto gli ingannati come, ma i ingannati perché. E come dice, ma perché? Allora, avete già visto il video, vi ricordate questo film, è uno dei più bellissimi, uno dei più belli, Jim Carrey, tra l'altro quello che ha lanciato. Lui è praticamente, per chi non lo sa, è l'unico che vive in questa specie di grande fratello che non sa di essere in un set cinematografico, tutti gli altri lo sanno. Lui usa quello che non lo sa. Buongiorno. Sì, sì. Dovevo usare? No. Allora, come hanno fatto nel film a tenerlo in quel posto? Perché dici, se io ti voglio far crescere in un posto, non posso fare un fatto più grande come il mondo. Allora hanno dovuto tenere in quel posto fino a 25 anni, gli fanno fare la vita normale, addirittura si sposa, eccetera. Come hanno fatto a tenerlo prigioniero lì, senza dirglielo? Chi ha visto il film? Come hanno fatto a tenerlo prigioniero in quel posto? Gli davano delle paure, gli impedimenti, la paura, esatto, dell'acqua. Paura dell'acqua, lo metto lì, creano la paura dell'acqua, infatti c'è la scena in cui lui crede ovviamente perché ha finto di perdere il padre che affoga, e lo mettono in un'isola, quindi lui tutte le volte che prova a uscire è terrorizzato. Addirittura c'è una scena bellissima, per chi non se lo ricorda, in cui lui decide di andare a fare un viaggio perché vuole uscire da quest'isola in cui è stato tutta la vita, va nell'agenzia viaggi che c'era e nei muri, affissi ai muri dell'agenzia viaggi, ci sono dei cartelli, uno c'è una nave che affonda, un altro c'è un aereo che prende fuoco, e scritto sotto potrebbe capitare anche a voi. Allora, è terrorizzato ovviamente, cioè, scappa ovviamente. Il messaggio qual è? Il messaggio è molto chiaro, noi non siamo prigionieri di una prigione di muri o perché ci hanno messo delle manette fisiche, ma siamo prigionieri di un'altra cosa, che sono comunque le nostre paure. Perché? Perché se ti mettono dentro una prigione, primo, tu sai che sei prigioniero. Secondo, prima o poi potresti cercare di uscire. Terzo, c'è un costo a finire una prigione, c'è un costo da mettere delle manette. Ma se io riesco in qualche maniera a far sì che tu stesso sia prigioniero e ti controlli da solo, anzi, ci controlliamo fra di noi, è il massimo. Siete prigionieri, non sapete di esserlo e vi controllate fra di voi. Goethe ha detto nessuno è così disperatamente, nel senso etimologico del termine, cioè disperatamente, cioè senza speranza, schiavo, come quello che pensa di essere libero, proprio per il motivo che abbiamo appena detto, cioè non cerca di liberarsi, se uno pensa di essere libero non cerca di liberarsi. Adesso qualcuno comincia a dire, ma aspetta un attimo, troppo avanti. Questa era un'altra analogia. Uno dice, se io un tordi 700 kg, ovviamente dovrò mettere una corda molto grossa o poco grossa per tenerlo legato. Più grosso il toro, più grosso. In realtà no, perché io non leggo la corda al toro, ma la leggo all'anello. E l'anello è attaccato al naso, e c'è una cartilagine e gli fa male. Quindi non serve che la mia corda sia particolarmente grossa, perché lui fa male tirare. Ho trovato il suo punto debole e lo tengo. Un'altra immagine che vi lascio, e dopo basta con le immagini, è quella della scimmia. E questa qui è una cosa che mi è piaciuta tantissimo, che ho trovato in un libro di un Bill Harper, è un capo indiano, nordamericano, tra l'altro credente, cristiano anche, però indiano, che ha fatto questo bellissimo esempio. Immaginate che, no, non è un esempio, però è vero, c'è una tribù africana che per catturare le scimmie fa così. Prende delle zucche, una zucca, fa un buco in cima, cercate di immaginarlo, scava tutto l'interno della zucca e la zucca è vuota con il buco in cima. Prende la banana e la infila dentro per questo buco. Okay? Poi nella sabbia fanno un buco, mettono la zucca con la banana dentro e coprono tutto lasciando solo il buco. Chiaro? E guardando via. La scimmia va, sente l'odore della banana, infila la mano per prendere la banana e quando fa per tirarla fuori non ci riesce. Quando la scimmia ha infilato la mano per prendere la banana e sta cercando di tirarla via, ok,
ovviamente la zucca non viene perché è sottoterra, loro possono andare tranquillamente a catturare la scimmia, anche se la scimmia vede che stanno arrivando a prenderla. Ma viene preso lo stesso. Che cos'è che tiene prigioniera la scimmia? Si accettano risposte. Non è una banana. La banana non fa niente, è passiva la banana. Che cos'è che tiene prigioniera la scimmia? La fame? Ignoranza? Non voler lasciare la banana? Una parola sola la possiamo chiamare come? Avidità. Attaccamento. È un attaccamento. Poi le cose che avete detto non sono sbagliate, nel senso che l'attaccamento può essere figlio di tante cose, può essere figlio della paura, dell'avidità, della fame, eccetera. Ma la cosa fondamentale è che se avesse aperto la mano sarebbe stata libera. Quindi che cos'è che la tenuta prigioniera? L'attaccamento. Uno potrebbe cominciare a dire dove sono capitato? Si parlava di signoraggio o di altre cose? No, io ripeto, ci siamo divisi gli argomenti anche perché volevamo prestare proprio sullo stesso, però adesso ci arrivo. Inganni, vabbè, non ve li ho raccontati perché li conoscete più o meno già. Adesso siamo nella parte di come se ne viene fuori. Per venire fuori però lasciatemi fare due o tre flash. Allora, è l'attaccamento. Siamo prigionieri solo dei nostri legami. Aperta parentesi. I legami sono tutti velenosi. Monia, tu sei mamma, sei legata col figlio? Sì, anche quello è velenoso, io lo so. Sono quattro figli, però tutti velenosi. Gesù ha detto che chi viene a me non odia suo padre, sua madre, suo figlio, non è degno. Ma perché l'ha detto? Perché lo sapeva che i legami sono velenosi. I legami sono velenosi. L'amore, ma allora tu anche l'amore? No, l'amore non è un legame. L'amore è una attività, una cosa che si fa. Ci si rimbocca le maniche, si dà la mano, si va, si cammina. Il legame è una cosa che ti tiene prigioniero. Cos'è che differenzia ciò che è vivo da ciò che è morto? Respira, non respira, cresce, non cresce. Il movimento. Ciò che è morto non si muove. Il legame ti fa somigliare a cosa di morto. Quindi i legami sono tutti velenosi. Quella scena lì, ve la ricordate? Sono ammessi anche gli esterni. Diamo un premio. Quella scena, qualcuno l'ha visto quel film? No, non è Castaway. Dai, è bellissimo. De Niro, mi aiuto, Robert De Niro. Mission, bravissimo. Mission, per chi non l'ha visto, è la storia di un... era un cacciatore di Indios che per una storia strana uccide suo fratello, suo cugino, quasi per sbaglio, e si prende la depressione. Dei missionari vanno a riprendere Robert De Niro, che è protagonista, e dicono sì, dai, e lo vogliono portare in cima alla cascata dove vivevano questi Indios. Lui non è molto convinto, ma si fa convincere, ma decide di portarsi dietro tutte le sue armi, cioè il suo passato. E c'è questa scena in cui loro si arrampicano sulla cascata abbastanza agili e lui invece ha questo carico delle armi che lo fa fare le sette fatiche. Arriva, ogni tanto li cascano giù, non torna a prendere, c'è una cosa infinita. Quando arriva in cima, che è stremato, arriva il bambino indio con un coltello e tutti pensano, io lo so già di farà perché lui era stremato, gli taglia la corda, le armi cadono giù e lui in quel momento le vede cadere e si rende conto che il suo passato è passato e quindi comincia a piangere, da lì comincia la sua conversione. Ma è bellissimo perché rappresenta proprio questo abbandono, questo lasciare le cose del passato. Allora, tutti, assolutamente, i legami. Allora, quale via d'uscita? Per fare, se non vedete il nesso per quello che dico, portate un attimo pazienza perché magari le cose si mettono insieme alla fine. Come dicevo prima, Matrix, quando si scoprono gli inganni, passo 1, una delle tentazioni è quella di dire era meglio se non lo sapevo io. Perché? Non proviamo su quello, poi il magistrato, il medico, è meglio della mia. E quindi, come hai spiegato bene nel filmato, ci sono la possibilità di prendere la pillola, non so se rosso o blu, e tornare indietro e non ricordarsi di niente. In realtà io sostengo, quantomeno per la mia esperienza personale, che una volta capite certe cose abbiamo le chiavi di lettura per leggere la realtà e capirla molto meglio ed essere liberi di tagliare quei legami di cui sopra.
In particolare, provate a pensare a come funzionano le case farmaceutiche. Non parliamo male delle case farmaceutiche, ma provate a pensare al concetto di casa farmaceutica. Chi è il cliente di questa industria? Il cliente? Il malato. Benissimo. Anche quelli sani. Vorrebbero, sì. Loro vorrebbero anche quelli sani, infatti. Però, diciamo che se uno è sano, non è un paziente, o se si crede sano, o se non sono riusciti a farlo credere malato, non va bene anche il morto. Nessuno muore, smette di consumare. Quindi, devono tenerci nella fascia B. Devono tenerci in fascia B. Nella evoluzione è uno sbaglio sia se muore, ma è anche uno sbaglio se guarisce. Dal punto di vista marketing, dal punto di vista della vendita, se io lo faccio uscire dalla fascia in cui il mio cliente non è più il mio cliente, mentre se io vendo la Coca-Cola più uno vede la Coca-Cola più sono contento, ho raggiunto il mio scopo, paradossalmente se io lo faccio uscire dallo stato in cui si trova non è più il mio cliente, quindi qual è il malato ideale? Il cronico. Il cronico è proprio quello che è così, quello che non guarisce mai non muore mai. Allora, mutati smutati, cioè cambiando leggermente i parametri, qual è il cittadino ideale? Vorrei dire quasi il subito ideale. Ripetendo la stessa divisione in tre fasce. Cosa potremmo mettere? A, B e C. Allora, partiamo dal presupposto che il suddito ideale è quello che fa quello che voglio io quando tiranno, ok? Io sono il tiranno, voglio che il suddito si comporti come voglio io. Chiaro, quello è più ideale. Non mi va bene, quella è l'altra uscita, non mi va bene, ecco, non mi va bene né che sia sereno, né che sia disperato, ma mi va bene che sia preoccupato. Preoccupato perché se è preoccupato ha bisogno di aiuto, ha bisogno di una soluzione, ha bisogno di qualcuno che gli dica come si fa. By the way, non va bene né che sia sereno, spensierato, allegro, felice, perché se è sereno, spensierato, allegro, felice, io non riesco a fargli fare quello che vuole. Ma non che non si riesce a fare quello. Sì, ma non ti vogliono felice, non ti vogliono felice, ti vogliono preoccupare. E neanche disperato, però, attenzione, perché disperato, se mi piace, quindi cercano sempre di tenerli in fascia B, cioè preoccupato. Come? Facendo leva sulle nostre paure. Le nostre paure, prima di tutto la paura della morte e tutti i suoi annessi e connessi. La malattia, la guerra, il terrorismo, la disoccupazione, la crisi economica, la mancanza di lavoro. Sono tutte cose che, in particolare la televisione, ti mettono dentro lo spread. Buongiorno. Poi facciamo un riassunto per lei. Veloce. Allora, cominciate a vedere il disegno. Io voglio una persona preoccupata, perché voglio potergli far fare quello che vuole. Come faccio a preoccuparla? Alimentando le sue paure. Paura tarica, la paura della morte, la paura della malattia, la paura del ladro, la paura del diverso, la paura della crisi economica. Io le alimento e metto in onda, perché ormai si fa tutto in onda, perché ormai il 90% del sistema di condizionamento tramite la televisione, quello che mi serve per alimentare. Quando uno si spaventa, che cosa fa? Cerca l'appiglio, si attacca. Non perché gli hai messo una parete intorno, ma perché lui è terrorizzato e sta attaccato. Allora stai attaccato a me, che sennò lo spread aumenta. Stai attaccato a me, che sennò la malattia aumenta. Stai attaccato a me, capisci? Devono tenerci in fascia B. Chiave di lettura. Questa sarebbe da spiegare in maniera molto, molto diffusa, ma insomma permettetemi questa estrema sintesi e compressione. Cos'è una chiave? Una chiave è una cosa piccolina che permette di aprire anche un grande portone e andare in ambienti che più sono possibili.
tenete in mente questa chiave. L'occupazione viene dal Signore, la preoccupazione dal demonio. Se qui, se qualcuno non è credente, non importa. Traducetela, l'occupazione è cosa buona, la preoccupazione è cosa cattiva. Perché abbiamo visto prima che la preoccupazione è lo stato in cui vi vogliono tenere. Grazie agli inganni, è il global warming, è la povertà, è la fame, è eccetera, eccetera, eccetera. Due corollari molto importanti, anche questi varrebbe la pena di passarci molto tempo più, però vabbè, magari questi imparateli, sei giovane, scrivetelo. Trasformate le preoccupazioni in occupazioni, ragioniamo per più e meno, occupazione cosa buona, preoccupazione cosa cattiva. E questa cosa più bella, l'ha detta un relatore una volta che me la sono scritta, trasformate i sensi di colpa in sensi di responsabilità. Ho detto un esempio, ho un senso di colpa perché con mia sorella sono 4 anni che non ne parlo, per la prima volta mi ha fatto questo. È sbagliato, il senso di colpa è sbagliato, semplicemente inutile e dannoso. Trasformalo in senso di responsabilità. Hai qualche cosa che ti fa star male perché non ti sei fatto male, dici, ah, adesso sono scemo. Prenditi cura di quella persona, prenditi cura di quella situazione, prenditi cura di quella cosa. Trasformare il senso di colpa in senso di responsabilità. Voi forse siete venuti lì pensando che questa fosse una riunione più sul, come dire, sull'economico e sul politico, e infatti lo è, infatti chi mi segue. Ma io mi sono ritagliato questa parte perché ci tengo molto, perché noi dobbiamo avere nella nostra valigetta degli attrezzi queste armi per imparare a decifrare i segnali che ci arrivano. E quando ti dicono che adesso lo spread aumenta perché Monti si dimetterà, leggetelo, leggetelo, e fate un bel sorriso. E se mi viene vicino un amico e dice, oh, hai sentito? Ma stai sereno, no, il sole nasce lo stesso, alla fine non c'è proprio niente. Perché è così che ci liberiamo, altrimenti non ne veniamo fuori. Abbiamo finito. Allora, questo è il riassunto di tutto, quello anche la parte che mancava prima, ma vabbè, pazienza. Allora, noi siamo stati ingannati, imbrogliati, ma non è colpa nostra. Ok? Ve la spiego un attimo perché forse è troppo difficile. Quando sarà capitato per voi, provate a dire a qualcuno, ma lo sai che l'AIDS sì, e quelli là morti, eh? Ma lui ci sente, allora perché la gente reagisce così? Perché non so come dire, hanno basato le loro sicurezze su uno schema di valori, la società, la costituzione, la magistratura, l'informazione, le banche, questo e quello. Tu dici una cosa del genere, no, non è possibile, perché ci si sente in colpa? Perché dici, se io per 20 anni, 30 anni, 40 anni mi sono fidato di queste cose, tu mi vieni a dire che non sono vere, allora sono scemo. Allora, importante. Se Tizio frega Caio, non è colpa di Caio che è scemo, è colpa di Tizio che è disonesto. Se Matteo ruba la bicicletta a Marcella, non sei tu che sei stupida, è lui che è ladro. Ok? Se ci hanno ingannato, non è che siamo scemi noi, sono stati molto bravi gli altri, quindi non è colpa vostra. Togliamo questo senso di colpa. Seconda. Vogliamo molto di più di quello che vogliono farci credere. Cosa vuoi capire tu dello spread? Cosa vuoi? No, ascolta, fammi capire. Cosa vuoi capire tu della moneta? No. E la caduta? No. Si può alzare la mano e chiedere. È tutto spiegabile semplicemente. E se uno non sa creare parole semplici, vuol dire che non ha capito bene anche lui. Noi siamo prigionieri solo dei nostri legami. Punto. Punto. Oggi, magari un giorno ce ne andiamo in prigione, ma di testa potremmo sempre essere liberi anche in prigione. Quindi l'unica cosa che c'è nei prigionieri sono i nostri legami, i nostri attaccamenti. Questo è un punto fermo, vi prego di ricordare, doveste dimenticarvi tutto questa mezz'ora che ho parlato, ricordatevi della scimmia prigioniera che non riesce ad andare via, non perché è prigioniera veramente, ma perché non sa fare così. Volete un trucchetto? Adesso uno dice, ma io che le camminò, non sono chiamato nessuno, non sono chiamato, non importa, non importa, non pensarci.
domani, la prossima settimana, il prossimo mese. La prima volta che ti capita qualcosa che ti fa stare male, la prima volta che ti capita, di ma che cosa aveva detto Alberto? C'è un legame dietro. C'è un legame. Facciamo un esempio. In una casa tuo figlio, ho preso 3 in matematica. Ci resti male. Perché ci resti male? Diciamo attaccamento. Vuoi la prova? Se prende 3 il suo compagno, ci resti male? Non c'è legame con il suo compagno, c'è uno più figlio. Sono i legami, siamo prigionieri. Ah, ecco, sì, cosa abbiamo detto? Togliamo la preoccupazione. È difficile. No, un allenamento. Bisogna farlo tutti i giorni e soprattutto, i giovani, i medici, alla fine delle 2 anni, diciamo, più da 20 anni, certe volte questi ragazzi hanno la passione di certe cose che ti preoccupano, o le cose. Musica un po' dark, queste cose qui, il film del terrore, ma perché? Cioè, togli dalla tua vita tutto quello che ti crea ansia, che ti crea paura, che ti crea preoccupazioni. Ma può essere in qualunque ambito, musica, film, libri, amici, ambienti, ti lascia male? Ti fa stare male? Via, lascia perdere. Vieni qui, ascolti me, ti faccio stare male. Via, butta via, bisogna lasciare queste cose. È una cartina di tornasole, cioè. Ti fa stare male, è molto la preoccupazione, è anche la TV. La TV è da buttare. Ma sì, non l'abbiamo fatto 6 anni fa, quindi ragazzi, sì. È proprio... Bene, se resta da tempo alla fine ti chiederò di discutere su questa affermazione. Passo la parola alla moglie. Prima di passare alla seconda parte c'è il sindaco, anche la figura che c'era da saltare. Allora, parlando di sensi di colpa, io devo dire che prima di essere qua ero ad una manifestazione della, per la in Femminile c'era una gara per la Teleton e quindi sono stato là, adesso devo andare all'Idonia a iniziare di colpa mia che non posso stare qui in piacere. I 10 minuti che ho assistito erano veramente interessanti, noi però non so se siamo un po' sulla critica, siamo noi politici o chi altri, ma insomma noi cerchiamo di fare il meglio, poi certe volte non è che ci riusciamo, insomma, però quelle considerazioni sullo strumento, su quello che ci dice la televisione, veramente mi sembrano molto sensate, insomma, anche perché poi spesso, come diceva mamma, la dice la televisione, quindi se ha detto la televisione sembra quasi che sia vero, insomma, questo non è assolutamente vero, né che l'ha detto la televisione né che l'ha detto i giornali. Quando noi leggiamo i giornali di cose che sappiamo in prima persona ci rendiamo conto quanto siano sbagliati, io non so che sono fuori tema o in tema, comunque se ho colto le parole del precedente oratore. Voglio dire questa considerazione, spesso leggiamo giornali su cose che noi conosciamo personalmente e diciamo guarda che stupidaggine questo scrive. Quando però leggiamo cose che non sappiamo, quelle cose che sono scritte sul giornale le riteniamo giuste. Quindi mi viene il dubbio che magari chi le conosce anche lui si rende conto che sono stupidaggini anche per lui. Con questo non voglio dire che tutto quello che è scritto o quello che dice la televisione sia sbagliato, però effettivamente sempre cercare di ragionare di testa nostra e cercare di analizzare il più possibile se la realtà è quella che ci vogliono far credere oppure no. Del resto si dice che l'idea dominante è l'idea della classe dominante, quindi insomma se qualcuno ci vuol credere una cosa, ce lo racconta appunto che poi noi stessi ci crediamo e siamo noi stessi che la pubblicizziamo. Questo avviene su tutto, basta dire una falsità in giro e dopo un certo po' di tempo questa falsità ti ritorna, no? Se te sai l'origine della falsità sai benissimo come si è amplificata strada facendo e quella tua così uscita è diventata una realtà che tutti sanno. Al di là di questo io vi saluto, vi ringrazio, vi spero di fare via, buon lavoro e grazie a chi in qualche modo per fare una cosa. Se mi sentite ugualmente io andrei senza microfono, se il mondo soprattutto. Allora, grazie a tutti, grazie all'Ossai e ai ragazzi di Per il Bene Comune che localmente hanno deciso di organizzare questo appuntamento.
In realtà potrei cominciare insomma parlandovi di crisi, parlandovi di tutto quello che succede, ma siccome in realtà ciascuno di noi lo vive in prima persona, ho pensato di affidarmi a questa immagine che un pochino rendermi un'idea. La situazione in sintesi oggi, cioè fondamentalmente seduti su questo ramo, e se non facciamo nulla, ovvero utilizzando le parole di Alberto, se non cerchiamo di oltrepassare il guado, ma ci fermiamo a metà o ci facciamo prendere dalla paura per cui non facciamo alcun passo, beh, la sega affonderà ancora più velocemente, ci ritroveremo insomma di fronte a una caduta rovinosa in tempi davvero molto brevi. Rispetto alle paure che generalmente ci paralizzano, ci fanno attaccare a qualche cosa, ci fanno cercare degli appigli e ci fanno anche bere tutto ciò che il cosiddetto sistema, poteri forti, utilizziamo il termine che ci spaventa meno e che ci fa rendere meglio l'idea, quindi generalmente utilizzo la parola sistema. Il sistema, una delle grandi paure nelle quali ci vuol tenere, è esclusivamente funzionale al raggiungimento del proprio obiettivo. Controllare la massa e condurla nella direzione che fa comodo, chiaramente, che garantisce gli interessi di questo sistema. Ci tiene in quella fascia B di cui ci ha parlato Alberto. Allora, utilizzo le parole del secondo presidente degli Stati Uniti. Ci sono due modi per conquistare e sottomettere una nazione e il suo popolo. Uno è con la spada, le guerre, ancora oggi, tantissime, troppe guerre che ci vedono ancora anche protagonisti, nonostante la nostra Costituzione all'articolo 11 dica che l'Italia ripudia la guerra. L'altro sistema, dice John Adams, è controllando il suo debito. Ci siamo. A proposito di debito, chi guarda la TV, chi legge il giornale, ma anche chi semplicemente si arrabatta su internet per cercare qualche informazione, non passa giorno, non passa ora, non passa momento in cui non si senta prigioniero di questo debito. Poi ci dicono: il debito va pagato, l'abbiamo fatto, ce lo chiede l'Europa e dobbiamo restituirlo. E poi il debito ce l'abbiamo perché colpa nostra, abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità. E quindi sensi di colpa, cosa ho fatto io? Allora uno prende un attimo e dice: ah, io vabbè, ok, ho fatto il mutuo per la casa, però sto cercando di pagarlo, quello che è un debito che ho fatto e sto cercando di ripianare. Forse qualcuno ha fatto il mutuo, contratto un debito per pagarsi l'auto e quindi sì, ok, ma quei famosi 33.000 euro che ciascun cittadino ha non appena viene alla luce, ma chi li avrà mai fatti? Cioè, chi avrà mai contratto questo tipo di debito? E rispetto a questo debito, insomma, ci sentiamo dire che dobbiamo pagarlo. E qualunque tipo di misura, qualunque tipo di provvedimento è funzionale a dover ripianare questo debito, al farcene restare all'interno di questo inganno, di questa trappola. Che è una trappola, ripeto, ogni volta ci dicono ce lo chiede l'Europa. E allora, in parte si vede nel primo libro, La guerra dell'Europa, che trovate qui fuori, ma anche nel secondo che ho scritto con Alberto Menci, mi ha coinvolta in questo suo progetto, e il Risvegliati, che è il proseguimento naturale di Ingannati, scritto da lui, qualche accenno su questa Europa l'ho voluta mettere. Perché? Io ero in quinta elementare e mi sentivo orgogliosa di disegnare poster che ci faceva fare la maestra, le bandierine della Spagna e del Portogallo che entravano in Europa. Quindi, ah, che bello, tanti popoli, finalmente un'Europa dei popoli, tante persone, c'è questa trasmissione e condivisione della cultura, delle tradizioni, non ci sono più barriere, che bello. E quindi praticamente sono cresciuta europeista, intimamente europeista, convinta che fosse bello, che fosse positivo. Poi, negli anni 90, hanno cominciato a dirci: bisogna entrare in Europa perché se no è la fine, è la sciagura. La nostra lira, con gli assalti che venivano fatti magari da certi personaggini, vi invito ad andarvi a informare su chi sono, alla George Soros, che in un giorno solo è riuscito a far crollare la nostra lira, piuttosto che da veri e propri imperi bancari. Insomma, la nostra lira sembrava non valesse più nulla. E quindi, mamma mia, se non entriamo in Europa è finita. La fine, il disastro.
la paura, gli shock, tenerci preoccupati. Poi ci ha detto: i nostri lavoratori stanno soffrendo. Se vogliamo prendere gli stipendi, i salari che danno in Germania, dobbiamo entrare in Europa. E quindi ci hanno portati in Europa, convinti che avremmo avuto gli stipendi o i salari dei tedeschi, e invece sono i tedeschi che hanno avuto i salari nostri, e i nostri sono diventati magari come quelli dell'est, grazie ad una legge Bolkestein che permette di poter utilizzare il salario minimo del paese facente parte dell'Unione Europea. Non solo, siamo entrati all'interno dell'Europa con il regalino di un prelievo forzoso sui nostri conti correnti, perché non sapevano più come trovare i soldi per far quadrare i conti, per poterci portare all'interno, e insomma si sono venuti a prelevare qualcosa, ci hanno infilato le mani in tasca e hanno detto: vabbè, qualche spicciolo lo trovo, mi serve per poter entrare in Europa. Però in Europa bisognava entrarci, noi tutto sommato protestando un po', però vabbè, insomma, se serve per questo, nobil causa, va bene, d'accordo. Si sono dimenticati di evidenziare il fatto che l'Europa nella quale ci stavano portando era tutto fuorché l'Europa dei popoli, l'Europa delle culture, delle condivisioni, delle popolazioni, dei cittadini, delle varie nazioni. Non un vero internazionalismo, se mi concedete il termine, ma un'Europa che sulla carta doveva avere una serie di pilastri: quello della cultura, quello di una politica condivisa, quello della libertà di scambio di merci, la libertà delle persone, e l'altro pilastro, quello economico-finanziario. Il problema è che il pilastro economico-finanziario l'hanno costruito in granito resistente ed è il seme, e poi arriverò qui, della nascita di questa Europa, e gli altri li hanno fatti in cartongesso. Alla prima squassatina che è arrivata dall'esterno, è chiaro che l'edificio è crollato ed è rimasto su un unico pilastro, l'unico, la parte economica finanziaria. E oggi parlare di Europa e di istituzioni europee significa inevitabilmente parlare, so che è un termine forte, spero di non sconvolgere nessuno, ma poi ve lo dimostrerò, di dittatura di istituzioni che non sono controllate dai cittadini. Possiamo parlare di istituzioni antidemocratiche. Ma prima di fare questo passaggio, anche dal punto di vista storico, che è quello che non ci racconta, non lo troviamo nemmeno nei nostri libri di storia, ci sono dei passaggi che dovremmo conoscere, che dovremmo sapere, perché ci danno quegli strumenti che ci consentono di leggere quello che succede, beh, con occhi un pochino diversi, magari anche di difenderci quando vogliono imporci qualche cosa. L'attuale Unione Europea Monetaria deriva da un'azione di rafforzamento, ulteriore integrazione dal punto di vista monetario, con una procedura a partire dal Trattato di Maastricht 1992, che ha fatto sì che noi abbiamo ceduto tutta la nostra sovranità monetaria, tra le altre cose, a delle istituzioni europee come la Banca Centrale. Ma ancora prima c'era un'Unione Europea, e ancora oggi esiste un'Unione Europea che è più larga dell'Unione Monetaria. L'Unione Monetaria è data da quei paesi che hanno adottato l'euro, ma c'è chi sta all'interno dell'Unione Europea e l'euro non ce l'ha, e va avanti tranquillamente. Questa Unione Europea da dove arriva? Arriva dalla CEE, Comunità Economica Europea. Poi c'era la Comunità Economica del Carbone, la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, c'era l'Euratom e via via. Ma concentriamoci su questa CEE, Comunità Economica Europea. Negli anni 50 iniziano i negoziati, si arriva alla firma dei negoziati nel 57 a Roma. Grande passo, sei paesi finalmente uniti, si costruisce questo nocciolo, questo cuore originario dell'Europa. E su che basi? Allora subito, lo so, qualcuno dice: Spinelli, l'Europa dei popoli, l'Europa... Cominciamo a raccontare le cose come stanno, non come ci hanno detto e continuano a dirci. La trattativa per arrivare a quella firma, e poi per arrivare quindi alla CE e poi all'Unione Europea, viene fatta all'interno di un contesto, di un'istituzione voluta dagli Stati Uniti. Piano Marshall, 1947, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, l'Europa è distrutta. Dopo le dichiarazioni di Marshall, ad una conferenza,
E negli Stati Uniti si comincia a fare sul serio, si comincia ad immaginare che cosa fare e come fare per aiutare i paesi europei rasi al suolo, distrutti dal punto di vista economico, dell'Europa. E quindi piano di aiuti. Aiuti che poi vedremo sono dello stesso genere di quelli che danno oggi. Prestiti con interessi da restituire. In rarissima parte, solo in poca percentuale, sono prestiti a fondo perduto. Generalmente bisogna restituire quanto ottenuto eppure quegli interessi. Ma che cosa sono serviti quei soldi? Ad acquistare merci e prodotti che arrivano dagli Stati Uniti che vengono pagati con i dollari ricevuti. E uno dice, gli statunitensi sono stati generosi con noi, ci hanno salvato, caspita, se non fosse stato per loro. Andiamo all'origine. Perché l'hanno fatto? Perché erano filantropi, erano generosi, volevano aiutare l'Europa? No. Will Clayton, 1947-1948, ci sono sue dichiarazioni. Il piano Marshall serve perché gli Stati Uniti serve il mercato europeo. Se ci giochiamo il mercato europeo, specie a fronte di quella che è la potenza dell'Unione Sovietica, siamo finiti, dobbiamo ricalibrare e rimisurare tutta la nostra economia e siamo in grosse difficoltà. Clayton è uno dei personaggi chiave del piano Marshall e dice chiaramente che l'Europa, cioè i paesi europei, servono come mercato per far sopravvivere l'economia statunitense. E così. Gli Stati Uniti realizzano un'agenzia interna statunitense per la distribuzione di questi aiuti e un'agenzia con sede a Parigi che si chiama OCE, Organizzazione per la Cooperazione Economica Europea. Questa è l'agenzia che fornisce il quadro per i negoziati per quella firma. Da OCE, Made in USA, fatto negli Stati Uniti, alla CE, Comunità Economica Europea. Capite quindi che l'Europa ha un peccato originale al proprio interno ed è da lì, sin dall'origine, che stiamo seguendo questa banderuola, quella che vedete in coda, cioè gli Stati Uniti. E lo slogan di questa OCE è Whatever the weather, we must move together. Qualunque sia il tempo, qualunque cosa accada, dobbiamo muoverci insieme. E così è stato. Torniamo alla nostra Europa, oggi. Io ho intitolato il libro La guerra dell'Europa, molti mi obiettano il fatto di dire, vabbè senti, non ci sono eserciti, non ci sono armi, non ci sono scontri, sei stata un po' eccessiva. Vi dimostrerò che ci sono eserciti, ci sono armi e ci sono anche i cosiddetti generali e comandanti di manovra. Chiediamoci, oltre ai morti e le vittime, chiediamoci quindi che cos'è questa Europa. Ma non lo dice Monia, che Monia generalmente mi dicono non sei un economista, non sei un naturalista, non sei a... Però ho avuto il coraggio di alzare quella mano, come diceva Alberto, e di chiedere, spiegatemi come funzionano queste cose, ditemi la verità, cerchiamo di scoprire qualche cosa in più. Utilizzo quindi la frase di Francesco Cossiga, ex presidente della Repubblica, che premetto non è una delle mie letture preferite. Però, come ogni tanto faccio, mi dedico a letture, perché è il famoso, cioè, per argomentare, per cercare di capire, devo per forza avere un orizzonte molto ampio. Dopodiché io elaborerò, io mi farò le mie idee, ma anche di quello che vi dirò oggi, mettete in dubbio tutto. E andate ad approfondire, a cercare, a tentare di dimostrare che è falso, che non è vero. Solo questo vi consentirà di fare un passo avanti. Quindi partiamo da questo tipo di premessa. Ed è con quest'ottica che mi affido a Francesco Cossiga, che da ex Presidente della Repubblica fotografa in questo modo l'Unione Europea. L'organizzazione politica più antidemocratica che esiste oggi al mondo è l'Unione Europea. Se uno Stato sovrano si fosse dato un'organizzazione istituzionale come quella dell'Unione Europea, saremmo scesi tutti quanti in piazza, armati. Sono parole che hanno un certo peso. Al di là della considerazione che ciascuno può avere di chi l'ha detto, insomma, c'è da cominciare a pensare sull'antidemocraticità dell'Unione Europea, sul fatto che se uno Stato sovrano e su una simile organizzazione ci sarebbe stata una ribellione tale da portarci tutti in piazza e da fare la rivoluzione. Marina alzata, antidemocratica. Ma Monia, c'è un Parlamento Europeo, ma non lo sai che andiamo a votare ogni 5 anni per un Parlamento che ci scegliamo noi? Sì, lo so. Accantonando anche il fatto
fatto che spesso ce la andiamo a scegliere turandoci occhi, naso, bocca, orecchie, qualunque cosa possibile e immaginabile, mettendo una croce sul meno peggio, quando non addirittura annullando la scheda o non presentandosi al voto, che cosa fa il Parlamento Europeo? Il Parlamento Europeo svolge un'attività in larga parte, quando dico in larga parte significa ben oltre l'85% della propria attività istituzionale, in attività di ratifica di progetti, decisioni, risoluzioni, progetti che sono stati elaborati da Banca Centrale Europea, Commissione Europea, Consiglio Europeo, ovvero da organizzazioni che non sono elette da noi e che nemmeno rispondono a noi. Non abbiamo possibilità di controllo, non abbiamo possibilità di esprimere giudizio e anche rispetto al Parlamento Europeo che tipo di decisioni assume? Delle due l'una, cioè o i parlamentari europei vanno a votare non sapendo nemmeno le cose che hanno sotto mano, non avendo studiato i testi, o vanno a votare per soddisfare gli interessi del sistema, delle lobby prevalenti, dal punto di vista farmaceutico, a quello delle multinazionali dell'agricoltura e degli OGM, da quello delle multinazionali della pesca, marittime e quant'altro, e così via. Perché? Ma me lo spiegate com'è possibile che, giusto per fare un paio di esempi, mentre Di Pietro in Italia raccoglie le firme contro il nucleare, in Europa vota a favore della risoluzione per il nucleare? Oppure, mi spiegate perché mentre in Italia si fa battaglia contro il meccanismo europeo di stabilità, MES, la sigla, ma ci arriveremo dopo, e quindi in maniera decisa, accentuata, assolutamente no, non bisogna farla, in sede europea si vota a favore di queste misure? E quindi, come vi dicevo, delle due l'una, o non hanno idea di che cosa vanno a votare, oppure sono conniventi con il sistema. Personalmente sono convinta che sia una combinazione delle due cose. Prima vi ho accennato alla guerra, la guerra dell'Europa. Ci sono moderni eserciti, alcuni magari li avete anche sentiti nominare. Moody's, Fitch Ratings, Standard & Poor's sono le agenzie di rating, ovvero i professori che danno le pagelle sull'affidabilità o non affidabilità di stati, nazioni, paesi, banche centrali piuttosto che varie banche commerciali, e danno il voto ai vari enti locali, comuni, province e regioni, danno i voti alle aziende pubbliche, e quindi se ci pensate un voto di questo tipo può influenzare in maniera decisa la capacità di investimento rispetto a queste realtà. Le lettere che loro danno, la A è la votazione superiore per arrivare fino a scendere, sono quindi i voti, le pagelle che devono portare le persone ad essere garantiti rispetto ad un investimento piuttosto che a fare marcia indietro. E allora scatta per forza la prima domanda: ma chi sono queste agenzie di rating? Ovvero chi sono i proprietari di queste agenzie di rating? E anche qui non lo dice Monia, ma lo dice un dossier, un rapporto siglato all'interno dell'Unione Europea alla fine di ottobre di quest'anno, che dice che le agenzie di rating non sono affidabili. Perché? Se andiamo a vedere di chi è la proprietà, ci accorgiamo che ci sono fondi di investimento, fondi capitali, assicurazioni multinazionali di ogni genere, da quello dell'industria militare per arrivare sino alle farmaceutiche per passare poi alle petrolifere, ed infine banche. Fermi tutti. Cioè questi danno i voti alle banche, però sono di proprietà delle banche. C'è qualcosa che non torna più allora. Il controllore è anche controllato. Ma vuoi vedere che per questo che allora nel 2008 la Lehman Brothers, la banca statunitense, aveva una tripla A, cioè il voto superiore a tutti il giorno prima di fallire? Ma forse per quello, forse addirittura è per quello che quando devono dare i voti ancora oggi alle banche che sono proprietarie delle agenzie di rating, fioccano dei voti elevatissimi. Ma chissà perché allora? E cominciamo a capire che tutto ha un senso.
ha un senso vedere ad esempio la situazione greca ed accorgerci che tutte le volte che c'è un tracollo, che c'è una caduta verso il basso della situazione, immediatamente prima c'è un'agenzia di rating che ha declassato, ha fatto il down rating, così si chiama. Questi sono gli eserciti, hanno sparato e immediatamente c'è un crollo della situazione. Non sarà un caso, evidentemente, se il nostro primo ministro ha lavorato anche per Moody's. Probabilmente cominciamo ad incasellare, ex primo ministro, se cominciamo ad incasellare tutte le notizie e le mettiamo insieme. Nella parte sotto ho indicato altre protagoniste. La scritta banca per indicare il sistema bancario in generale, Wall Street per le borse. Si fanno queste, sono scommesse. Se è vero che il gioco d'azzardo ha preso piede tantissimo all'interno di una popolazione, di una società preoccupata e spaventata, che quindi azzarda tentando di vincere al gioco, arrivando sino alla patologia da questo punto di vista, è la stessa cosa fanno i mercati, che non sono entità astratte e sconosciute, ma sono fatte da persone che al limite utilizzano dei computer che con un click trasferiscono somme enormi in un lampo, ma sono persone che lo fanno. E seguendo quali logiche, in che modo? Arrivano al punto tale da scommettere sul costo delle materie prime. Esempio, petrolio. Io scommetto che fra un mese il petrolio salirà di prezzo. E me lo gioco in borsa, come speculazione. Sto semplificando molto, ma è giusto per farvi capire. Se mi accorgo che invece, siccome poi sono in stretta correlazione, in intima correlazione con chi detiene quella società petrolifera,